Toscana esistono piccoli, grandi musei, tesori nascosti, antiche abbazie immerse nella piana fiorentina oggi diventata zona industriale, dove però si respira l'atmosfera del passato. Alle porte di Scandicci, l'abbadia di Settimo è un complesso poco conosciuto, ma ricco d'arte. Per valorizzare questo territorio, alcuni abitanti della Piana di Settimo hanno creato 2 anni fa la Proloco. Tra le tante iniziative, promuove durante i weekend visite all'abbazia fondata appena prima dell'anno 1000. A dare un aiuto è anche la sezione SociCoop di Scandicci. La nostra sezione Soci sostiene tutte le associazioni che vengono da noi a chiederci un contributo culturale, un contributo anche finanziario. Noi siamo accanto a loro perché per valorizzare l'associazione stessa e per valorizzare anche le nostre idee come Unicoop. Ultimamente, in un rapporto con la Proloco di Badia Settimo, abbiamo iniziato una collaborazione proprio finalizzata alla valorizzazione di questo monumento importante non solo per il territorio di Scandicci e per Scandicci, ma soprattutto perché è la storia anche del comune di Firenze. Sono i volontari della Proloco ad accompagnare i visitatori. C'è l'interno del complesso, i locali intorno alla chiesa con i dipinti della bottega del ghirlandaio e il chiostro del melarancio con i suggestivi scorci. E c'è l'esterno, le mura fortificate, il fossato e pure il ponte levatoio di questa abbazia fortezza. Siccome fu, diciamo, assalita anche da Castruccio Castracani, da tante truppe che venivano qua a conquistare, cercando di conquistare Firenze, e distruggevano, depredavano, e allora la Repubblica Fiorentina intese fortificare questo monastero, quindi uno dei pochissimi esempi di abbazia fortificata. Le visite su prenotazione continuano. Sono offerta libera e il ricavato va alla manutenzione di questa affascinante badia.